Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana vi parlerò dei casi che mi hanno più turbato, che mi hanno molto incuriosito. Saranno casi legati alla cronaca nera, al paranormale o comunque tutti quei casi che sono avvolti dal mistero. Quindi, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, iscrivetevi al canale così mi aiuterete a crescere in questo percorso. È una storia che sicuramente molti di voi già conosceranno perché è molto famosa, che purtroppo conosciamo. Perché storie come queste non dovrebbero mai, mai accadere. Sto parlando del caso Spotlight. Era il 2002 e il Boston Globe pubblica i risultati di un'inchiesta interna chiamata Spotlight Investigation Abuse in the Catholic Church, scandalo sessuale nella Chiesa Cattolica di Boston. I giornalisti che si occuparono del caso nel 2003 vinsero il premio Pulitzer per il servizio pubblico che aveva portato ad incriminazione penale di diversi sacerdoti e portando alla luce lo scandalo sugli abusi sessuali avvenuti sui minori da parte del clero cattolico. Il Boston Globe incoraggiò le vittime a testimoniare, arrivando a 249 procedimenti penali per pedofilia. Uno scandalo di enorme portata che all'epoca mise in crisi la Chiesa. E nonostante la maggior parte dei casi fosse avvenuta negli Stati Uniti, diverse vittime di diverse nazioni nel mondo cominciarono a farsi avanti. L'aggravante dei vescovi di insabbiare tutto per nascondere questi crimini ha permesso a questi mostri di continuare ad abusare delle loro vittime. Argomento centrale del film Spotlight che nel 2015 Tom McCarthy porta nelle sale e che racconta fedelmente tutta la terribile storia. Tra l'altro il caso Spotlight fu talmente ben fatto che vinse tantissimi premi, tra cui due importanti premi Oscar, uno come miglior film e uno come miglior sceneggiatura. Ma chi è il team Spotlight? È un gruppo di giornalisti investigativi che era stato creato dal Boston Globe nel 1970, che aveva già fatto diverse indagini su abusi e frodi. Si erano occupati di casi di corruzione in città e nello Stato, casi di assenteismo tra i dipendenti pubblici, un'alta incidenza di tumori e leucemie tra i dipendenti del cantiere navale di Portsmouth in New Hampshire. Amici, prima di iniziare con la storia, io vi consiglio di ascoltare attentamente quello che andrò a raccontarvi, perché stiamo parlando di un caso davvero sconvolgente. Parliamo di pedofilia, di abusi sui minori perpetrati negli anni da diversi sacerdoti alle loro vittime, dei bambini innocenti, persone che dovevano tutelare, dovevano proteggere questi bambini che venivano affidati dalle famiglie a questi personaggi. Sono convinta che bisogna parlare molto di questo argomento, perché purtroppo è una piaga sociale a livello mondiale e solo parlandone potremmo riuscire a dare coraggio magari alle vittime che si trovano in queste situazioni, a testimoniare, a portare alla luce i fatti e a dare anche a denunciare, ma non solo, anche a cercare di portare consapevolezza, cercare di fare attenzione, insomma, avere occhi, orecchie e stare attenti. E l'unico modo per farlo è fare conoscere la storia. Quindi ascoltatela davvero con attenzione. Io non so quanto durerà questo video. Se non avete tempo per ascoltarlo, magari stoppate qui e ritornate in un altro momento. Però vi consiglio davvero di ascoltarlo con calma. Io cercherò di portare questo caso al meglio delle mie possibilità, perché lo sapete, sono ancora piccola, no? su questo canale, in generale su YouTube sono arrivata adesso e non sono così brava, però sto cercando di migliorarmi giorno per giorno. L'inchiesta del Boston Globe sui preti pedofili
di Boston. Innescò una reazione a catena che si fece sentire in tutto il mondo, arrivando persino in Vaticano. Centinaia di vittime trovarono il coraggio di testimoniare sugli abusi sessuali che avevano subito dai sacerdoti cattolici. Il Boston Globe dà loro voce, pubblicando nel 2002 più di 600 articoli, che porterà a scoprire quasi 250 casi di abusi sessuali sui minori e più di 1500 vittime. I casi più noti furono quelli dei preti John Geoghan, John Enlon e Paul Shanley. Nel 2002 la United States Conference of Catholic Bishops commissiona uno studio all'Università di New York presso la sua università per capire le reali dimensioni di questo problema. E due anni dopo vengono fuori i risultati ed è devastante quello che viene fuori, perché si scopre che ci sono più di 6.700 denunce contro 4.392 sacerdoti. Numeri sconvolgenti, una cosa che si fa fatica anche solo ad immaginare. Ma vi starete chiedendo che cosa ha portato il team Spotlight ad aprire questa inchiesta. Succede che nel 2001 Martin Baron, neo direttore del Boston Globe, legge un articolo su un certo padre Geoghan, che era stato accusato di diversi abusi sessuali nei confronti di alcuni minori, e decide di approfondire questo caso con tutta la sua squadra per cercare anche di capire se la Chiesa era al corrente di tutto quello che era successo. Nell'articolo viene fatto riferimento che questi presunti abusi sessuali di questo prete erano avvenuti tra il 1962 e il 1993, e il team Spotlight cerca di riannodare tutti i fili della storia per poter arrivare a capire che cosa realmente era successo. Inizialmente la squadra non ebbe accesso agli atti ufficiali di queste inchieste perché erano secretati per volere del giudice, ma con l'aiuto dell'editore riuscirono a potervi accedere grazie ad un'istanza fatta proprio dal Boston Globe. Nel frattempo però il team ha cominciato la sua attività di ricerca, prende contatto con gli avvocati delle vittime e soprattutto incontreranno proprio alcune vittime che erano state molestate. Il team Spotlight parte da una testimonianza davvero sconvolgente. A parlare un ragazzo e racconta di quando, in un momento di preghiera tra lui e padre Geoghan si fa avanti con delle avance molto pesanti, e racconta di quando gli sfilò i pantaloni e cominciò di punto in bianco a praticargli durante la preghiera una cosa orale. Il ragazzo dichiara di essere rimasto sotto shock e che tremava talmente tanto da non essere riuscito a reagire. Ma la cosa davvero atroce è che di punto in bianco padre Geoghan balza in piedi perché si era aperta una porta ed era entrata un'altra persona, un altro prete, che gli urla: «Jack, ma non ti avevamo detto di non farlo più qui?» Partendo da testimonianze come queste, il team ricostruisce una serie impressionantemente vasta di casi di abusi e stupri che erano avvenuti a bambini e adolescenti appartenenti a diverse parrocchie, commessi sempre questi abusi dagli stessi preti, e scoperchia un sistema aberrante fatto di omertà, insabbiamenti e orrore nei confronti delle vittime. Pensate che nell'arco di 30 anni padre Geoghan ha molestato oltre 130 bambini, ma ci sono delle fonti che gli attribuiscono oltre 200 piccole vittime. Questi casi sono avvenuti nelle 6 parrocchie dove Geoghan era stato chiamato a svolgere il suo sacerdozio. E ascoltate,
perché era stato spostato diverse volte, ogni volta che venivano a sapere i suoi superiori di quello che aveva fatto, lo prendevano e lo spostavano in un'altra parrocchia per evitare che venisse fuori questo marcio. Predatore sessuale era la definizione che più attribuivano le sue vittime a Padre Geoghegan. 86 di queste vittime risolsero la situazione al di fuori dei tribunali. Avevano denunciato, sporto denuncia all'arcidiocesi di Boston, che aveva poi risarcito queste 86 vittime con un indennizzo in denaro. Tutti gli abusi commessi da Padre Geoghegan sono descritti dettagliatamente negli atti giudiziari e sono davvero impressionanti. Pensate che sceglieva sempre la vittima più vulnerabile. Le storie che sto per raccontarvi sono davvero da brividi. So che è difficile ascoltare queste cose, io stessa ho fatto tanta fatica, quindi se non siete pronti per ascoltarle, andate un po' avanti. Patrick Messorley è un bambino di 7 anni, appena perso suo padre. Il giorno dopo, Padre Geoghegan lo accompagna a fare una passeggiata e gli compra un gelato. Ma mentre lo sta per riaccompagnare a casa, incomincia a toccargli i genitali e si masturba davanti a lui. Quando lo riporta a casa, la mamma, ignara di tutto ciò, è già afflitta per la perdita del marito, è davvero grata a Padre Geoghegan e gli affida suo figlio per prendersene cura. Patrick diventerà il giocattolo sessuale di quest'orco, arrivando ad abusare di lui. Fece la stessa cosa ad altri 7 bambini appartenenti ad una famiglia di Forest Hill, una famiglia povera, una madre single che apprezza il fatto che questo parroco non manchi mai all'appuntamento con i suoi bambini. Mentre lei è al lavoro, il parroco si occupa dei suoi figli, li porta a passeggio, li tiene per mano, li mette a dormire quando la mamma manca la sera quando è a lavorare, ed è proprio in quel momento che comincia a toccare questi bambini e a farsi toccare e a farsi praticare anche delle cose orali. Padre Geoghegan viene, dopo l'inchiesta Spotlight, processato e condannato a 10 anni di carcere, e il 23 agosto del 2003 viene strangolato in carcere da un altro detenuto, Joseph Drews. Il caso Geoghegan scatenò una reazione a catena che portò a galla numerosi casi di abusi sessuali commessi dai sacerdoti e mise così in crisi la Chiesa Cattolica statunitense. A galla affiorò un sistema fatto di omertà, violenza e corruzione a cui vertice si trovava un uomo, il cardinale Bernard Law, uno degli uomini più potenti della Chiesa statunitense. Venne accusato di aver protetto questi preti che erano già accusati di violenze e abusi sui minori, di averli presi e spostati in altre parrocchie dove non erano a conoscenza delle accuse che pendevano su questi sacerdoti. L'obiettivo principale era quello di mettere a tacere qualsiasi cosa che potesse buttare fango sulla sua chiesa. E nella conferenza episcopale USA si mormorava che nessuno più di lui poteva aspirare a diventare pontefice dopo la morte di Papa Wojtyla. Quindi ecco spiegato anche il fatto di voler mettere a tacere tutto, prendendo e spostando i preti che avevano commesso questi atti così aberranti. Pensate che nel decennio successivo
una dozzina di chiese statunitensi hanno dichiarato bancarotta, perché si stima che siano stati pagati circa 3 miliardi di dollari per risarcimento alle vittime. E gran parte di questi soldi si sono risolti in via stragiudiziale per evitare processi sanguinosi che potessero infangare il nome della chiesa. Nel 2005 entrerà regolarmente nella Cappella Sistina per votare il successore di Papa Wojtyla. Come se non fosse successo nulla in tutto questo tempo, come se non avesse insabbiato, spostato i preti da una parrocchia all'altra, nonostante sapesse benissimo degli abusi che erano avvenuti sui minori. Pensate che in questa stessa basilica qualche anno dopo succederà una cosa sconvolgente, perché verrà licenziato Monsignor Anthony Abruzzese, e il motivo è perché verrà scoperto che conviveva all'interno di questa basilica con un ragazzo appena maggiorenne. Pensate che Monsignor Abruzzese da bambino era stato il chierichetto di Johnny l'Allegro. E chi era? Era padre Geoghegan. La storia che adesso vi sto per raccontare è davvero terrificante, perché il ragazzo che conviveva con Monsignor Abruzzese, che chiameremo R perché per la privacy non sono stati resi noti i suoi dati anagrafici e tutto quanto, ha una storia dietro davvero terribile, una storia di pedofilia portata avanti per anni. R ha solo 9 anni, vive al sud e gli è da poco morto il papà. La mamma, per lavoro, decide di trasferirsi al nord e con il suo fratellino, e purtroppo per lavoro è costretta a lasciarli spesso da soli con la nonna. Però R comincia a fare il chierichetto nella chiesa del paese e il parroco nota subito questo ragazzino, gli mette subito gli occhi addosso, perché per lui è una preda vulnerabile. Lo invita a casa sua, ne conquista la fiducia, quindi è qui a casa sua che il prete lo costringerà ad avere un rapporto orale e poi lo congederà con 25 euro. Qualche giorno dopo il prete porta questo bambino nella sua casa di campagna, dove ha un'enorme piscina, ed è qui che per la prima volta stuprerà il bambino. Queste violenze andranno avanti per 9 anni, quindi fino alla maggiore età di R, fino a quando non si deciderà a denunciare. Dichiarerà di essere stato sotto un controllo totale, sotto una soggezione totale, sia fisica che mentale, di questo prete, che l'hanno portato negli anni a dover essere ricoverato più volte in ospedale per attacchi di panico e per tentativi di suicidio, fino al 22 marzo del 2021, quando prende coraggio e si rivolge alla giustizia ecclesiastica e il giorno dopo a quella civile, e qui racconterà tutto. Racconterà al vescovo che questo prete lo ricopriva di regali, che trascorrevano insieme quasi tutte le notti, e che nel 2015 insieme a lui fa un tour delle tutte le coste siciliane, e qui trascorrevano insieme tutte le notti, dormivano nello stesso letto. Questo prete gli fa anche scaricare Grindr, un'app per incontri gay, e lo usa come esca per attirare altri uomini. R cerca in qualche modo di allontanarsi da lui, ma viene sempre raggiunto e rientrato sempre nella sua orbita. E da una parte questo prete lo umilia dicendogli che è un incostante, un irrisolto, un inconcludente. Dall'altro gli propone di incontrare un suo amico di Chieti, che è il preside di una scuola e che potrebbe in qualche modo fargli anche conseguire un diploma, ma non gratis ovviamente, perché R racconterà
che il prezzo da pagare sarebbe stata la sua disponibilità ad ogni prestazione da loro richiesta. Racconterà anche un altro fatto, quando a Catania, in pieno lockdown, il prete torna a farsi sentire e gli chiede delle prestazioni via cellulare in cambio di denaro. Un tira e molla che va avanti per anni. Fino a quando, appunto, l'abbiamo detto prima, R si deciderà a denunciare tutto. Proprio quando si trova insieme, a vivere insieme a Monsignor Abruzzese nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La storia che vi ho raccontato non è inerente al caso Spotlight, perché avviene appunto nel 2001. Questa è una storia che è stata denunciata di recente. L'ho collegata perché c'era di mezzo la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove era stato trasferito il cardinale Lowe, che aveva insabbiato tutti quei casi di pedofilia. Quindi è stato inserito per questa cosa qui, per far capire che quell'inchiesta è vero che è partita da Boston, ma che poi fece risonanza in diverse parti del mondo, le vedremo più avanti. Si scoprirà di fatti che molti vescovi avevano adottato una politica di segretezza e avevano cercato di mettere a tacere tutto quanto per evitare uno scandalo, per proteggere la Chiesa, e avevano cercato di trovare degli accordi segreti tra la Chiesa e le vittime. I vescovi presero anche alcuni provvedimenti verso i preti accusati. E ascoltate la procedura. Ricoveri più o meno brevi, in base, credo, all'entità alla gravità della situazione, e poi trasferimento in altre sedi. Quindi venivano ricoverati per un tempo più o meno breve e poi li trasferivano in altre sedi. Ma questo si è dimostrata una tecnica inefficace, perché è stato poi dimostrato dai medici che li avevano in cura che le recidive nei soggetti pedofili erano altissime. Nel 2002 l'istituto psichiatrico di Hertford accusò le autorità ecclesiastiche di essere stati inefficaci, di aver preso troppo sotto gamba queste situazioni, perché difatti i preti, una volta tornati in servizio, non persero tempo a commettere nuovamente abusi sui minori. Molte di queste vittime hanno cercato di reagire a quello che gli era purtroppo capitato. Qualcuno ha cercato di rimuovere dalla loro testa tutto quello che gli era successo. Purtroppo qualcuno è caduto nel tunnel dell'alcol e della droga, mentre altri si sono suicidati. Il gesto di Wojtyla di aver nominato il cardinale Love ad arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore fece storcere un po' il naso, ma Wojtyla condannò questi gesti di pedofilia. Pensate che 4 anni prima aveva mandato un'email a tutte le chiese cattoliche del mondo per chiedere perdono di tutti gli abusi che avevano commesso i sacerdoti contro i minori. Tra anche le altre cose che si possono leggere su questa inchiesta, vengono fatte notare altre 2 cose sotto il pontificato di Wojtyla. L'amicizia stretta che aveva con il reverendo Maciel de Gollado, che aveva fondato il potentissimo ordine dei Legionari di Cristo, ma era purtroppo conosciuto anche per essere un pedofilo e un violentatore seriale. Pensate che Papa Ratzinger aveva cercato
nel suo ruolo di prefetto dell'ex Sant'Uffizi di agire contro Massiel, ma si era scontrato con delle figure molto in alto della Santa Sede, perché Massiel era un uomo potentissimo e si era assicurato l'omertà del Vaticano. Pensate che alla sua morte il suo patrimonio, che comunque era segreto, si stimava che fosse intorno ai 30 milioni di dollari. Massiel aveva violentato molti dei suoi seminaristi, coperto centinaia di casi di pedofilia, ha avuto molte donne che gli avevano anche dato dei figli e soprattutto aveva avuto anche delle false identità. L'altra macchia è riferita all'ex cardinale McCarrick, anche lui accusato di abusi sessuali sui minori. Nel 2000 viene promosso ad arcivescovo di Washington e l'anno successivo riceverà la porpora da Papa Wojtyla. Questi casi fanno veramente sembrare che tra Stati Uniti e Vaticano ci sia stata un'omertà e degli insabbiamenti su questi casi davvero terrificanti. Quando arriva Papa Francesco vuole fare luce su questa questione di McCarrick e scopre che è stato protetto da alcuni vertici della Santa Sede, e quando Papa Francesco scopre viene appurata la condotta criminosa di questa persona, nulla gli ha impedito di ridurlo allo stato laicale, un provvedimento che non era stato mai preso prima. Oltretutto, la cosa più grave è che quando McCarrick era stato promosso nella sede di Washington, quando gli era stata data la porpora, tutte queste cose gli erano state date nonostante ci fossero state delle denunce a suo carico di pedofilia. All'elenco dei pedofili si aggiungono altri nomi importanti della Chiesa che sono stati accusati di pedofilia, di aver avuto relazioni omosessuali, di aver avuto relazioni con delle donne, comunque di aver infranto il loro giuramento sulla castità. E cosa più ancora più aberrante, di aver insabbiato i casi di pedofilia. Un altro caso molto molto strano è stato quello del cardinale Groer, accusato anche lui di pedofilia. Pensate che solo dopo 13 mesi dalla prima denuncia viene promosso da Papa Wojtyla ad arcivescovo della Chiesa di Vienna, una massima carica per la Chiesa austriaca. Nel 95 Groer presenta le sue dimissioni a Papa Wojtyla e nel 98 il caso viene definitivamente chiuso. Pensate che Sean Bourne, che fu poi il successore di Groer e che fu anche un suo accanito difensore, alla fine fu costretto ad ammettere che le accuse su di lui erano vere. Groer morirà poi nel 2003 all'età di 94 anni. Il 2 aprile del 2005 morirà Papa Wojtyla all'età di 85 anni, dopo aver guidato la Chiesa per 26 anni, più di 26 anni. Il successore di Papa Wojtyla, Papa Ratzinger, sceglierà una linea più dura sui casi di pedofilia. Diventerà il primo papa ad aver incontrato le vittime di abusi e si scuserà in diverse occasioni per gli atti di questi sacerdoti avevano commesso contro i minori. E pensate che durante il suo pontificato circa 400 sacerdoti verranno spretati. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso è per far capire che dopo l'inchiesta Spotlight si scoperchia un vero vaso di Pandora, che avrà poi un eco a livello internazionale, che interesserà l'Europa, che arriverà fino ai giorni nostri alla fine. Ma tornando ai casi di Boston, a seguito delle richieste di risarcimento, tre di arcidiocesi si avviano verso la bancarotta
e sono l'arcidiocesi di Portland, la diocesi di Tucson e la diocesi di Spokane. Sull'onda dell'inchiesta del Boston Globe, nei primi anni 2000 vengono effettuate delle ricerche sulla vita sessuale degli ecclesiastici all'interno della Chiesa Cattolica. Come riporta l'Internet Movie Database, il 12 maggio del 2003 un prete svizzero pubblica uno studio secondo il quale il 50% dei preti veniva meno al proprio voto di castità, collezionando delle amanti. Padre Victor Kotze, un sociologo del Sudafrica, asserì che il 45% dei preti cattolici è sessualmente attivo. Tra questi, il 53% ha rapporti con donne adulte, il 21% con uomini adulti, il 14% con ragazzi minorenni e il 12% con ragazze minorenni. Amici, siamo arrivati al termine di questo video per oggi. Se avessi dovuto riportare tutte le migliaia di notizie che ci sono in rete, non sarebbero bastati giorni e giorni per montare questo video. Quanto è fedele il film ai fatti reali? Il film è fedele ai fatti perché racconta fedelmente tutto quello che è successo. Ci sono documenti, interviste, ricordi. Le vittime hanno nomi e cognomi, hanno esistenze reali. L'obiettivo del regista è quello di riportare i fatti per far capire alla gente quello che è accaduto realmente. Amici, ovviamente quando uscì questa inchiesta è stato sconvolgente, perché pensare che tutto questo accadeva all'interno di una di molte chiese e che questi orchi erano delle persone, degli uomini di chiesa, delle persone a cui tu ti affidavi e loro ti dovevano proteggere, delle persone che dovrebbero dare il buon esempio. E tutto questo è veramente aberrante, pensare a tutto quello che hanno dovuto passare questi bambini che oggi sono diventati adulti. Purtroppo qualcuno di loro è morto, ha preso brutte strade a causa di questi traumi psicologici e fisici che hanno avuto. È veramente vergognoso pensare a tutto quello che hanno macchinato, tutto quello che hanno orchestrato per cercare di insabbiare, nascondere la verità, coprire questi atti così indegni. È nauseante questa cosa, ma è necessario parlare di questo. È necessario per dare coraggio alle vittime, il coraggio di denunciare, di parlare, in modo che venga fuori tutto questo marcio, tutta questa omertà, in modo che si possa combattere questa piaga. Io sono sincera, il caso Spotlight come film nel 2015 io non lo guardai, ero mamma da poco, e pensare, io sono molto empatica e mi agitava, mi faceva stare male pensare di dover anche guardare una cosa del genere, mi torturava il cervello. L'ho guardato poi negli anni e il film è effettivamente fedele a tutto quello che viene raccontato, e ho seguito anche diverse persone che la pensavano come me. Il film è fedele, anche le stesse vittime hanno detto che riportava quello che effettivamente è successo. Si basa ovviamente su tutta l'inchiesta, quindi documenti, interviste, tutti i ricordi delle vittime. È veramente disturbante perché sappiamo che è accaduto veramente, che non è una storiella raccontata lì, è la verità. Ovviamente possiamo solo che farci un'opinione personale, raccontare il fatto che ci ha colpito e poi tirare le nostre conclusioni sulla base di quello che ovviamente leggiamo, di quello che ci viene raccontato. A me ha molto colpito una frase
dell'intervista di una delle vittime che dice: quando un uomo di Dio ti fa questo, perdi la fede. È vero, io non posso che essere d'accordo, nel senso, io sono credente, ma quando sento queste cose o quando in generale ci capita anche qualcosa di brutto, la fede ti viene meno, specialmente quando capitano cose così gravi contro delle vittime indifese, dei bambini. E quindi perdi la fede, però poi da una parte penso che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, quindi anche l'ombra che si è gettata intorno a Papa Wojtyla. C'è chi dice che Wojtyla ha condannato tutti questi atti, invece c'è chi dice che ha avuto il polso un po' troppo debole, c'è chi addirittura lo condanna dicendo che sapeva di tutti questi abusi, ma come possiamo saperlo? Noi questo non possiamo saperlo e non possiamo condannare di certo nessuno. Voglio dire che personalmente sono molto ammirata da chi ha deciso con grande coraggio di portare la sua testimonianza e di denunciare questi fatti orribili. Però capisco anche chi non l'ha fatto, nel senso che posso pensare che ci sia dietro della paura, la voglia di dimenticare, la vergogna. Ma la vergogna in realtà, lo dico, è di questi esseri indegni che commettono questi atti così vergognosi, aberranti. Quindi bisogna trovare il coraggio di parlare, bisogna parlare di questi fatti per infondere coraggio e fare giustizia per tutte le vittime e soprattutto per evitare che fatti del genere non accadano mai più. Amici, siamo davvero arrivati alla fine di questo video. Io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così mi aiuterete a crescere e a supportare questo mio percorso.